Questa nostra iniziativa è partita 10 giorni fa e consiste chiaramente nella raccolta di alimenti, di vestiario, di medicine. E noi come frati abbiamo voluto dare un segno, come tutte le altre associazioni e tutte le altre persone che si sono mosse a favore di questi rifugiati, di questi che si trovano a vivere questo momento molto difficile del conflitto ucraino. Durante la mattinata, da quando è iniziata questa nostra proposta di raccolta di indumenti, alimenti e medicine, le persone vengono qui a lasciare le loro cose che mettono a disposizione per questa nostra raccolta. Quindi noi, mentre svolgiamo il nostro servizio di preparazione dei pasti per i poveri della città, per tutti coloro che si avvicinano alla nostra mensa, riceviamo dunque questi beni alimentari che le persone portano. E da quando abbiamo iniziato questa raccolta abbiamo avuto una grande risposta da parte della città di Foggia, quindi da persone che appartengono alla nostra parrocchia qui a livello di quartiere, ma anche di persone che sono della provincia di Foggia. Questo è il nostro punto di raccolta e di selezione di tutto quello che la gente porta durante la giornata. Da questa parte abbiamo messo gli alimenti, vedete che stanno i nostri volontari con Fra Michele, che è il coordinatore qui della mensa, stanno selezionando i prodotti alimentari e i prodotti per l'igiene personale, lo scatolame, che poi queste scatole andremo a mettere all'interno del nostro furgone e poi assieme al vestiario, che da quest'altra parte stanno sistemando anche nei cartoni, chiaramente dividendo le categorie degli indumenti, andremo a portare poi al nostro capannone nella zona industriale, che è il punto di riferimento, messoci a disposizione dalla tipografia Grilli, che è una tipografia di cui noi frati ci serviamo ormai da tanti anni. E quindi lì sarà il nostro centro di stoccaggio, se si può dire così, di tutta questa roba che arriva e dove poi saranno preparate e allestite le pedane, che poi saranno chiaramente caricate sul tir e poi trasportate al luogo di destinazione. Questo è il manifesto che noi abbiamo preparato e abbiamo distribuito in tutta la città di Foggia e provincia 10 giorni fa. Abbiamo voluto utilizzare delle immagini suggestive. Mi sono state inviate tramite i social da questo frate che voi vedete, che si chiama Blasey, quindi Biagio in italiano, e lui è il frate responsabile che si trova nel nostro convento di Kiev. E qui lo vediamo, vedete, con la fascia e la croce verde, perché è cappellano militare di guerra. Ecco, vedete qui, mentre stanno sistemando dei sacchi a pelo che sono arrivati nel loro centro di raccolta. Qui invece troviamo la parte frontale, la facciata della chiesa di Kiev. Il nostro convento si trova alla periferia della città. Quindi è stato uno dei primi luoghi occupati dai russi, prima che superassero i ponti e rientrassero nella parte centrale di Kiev. E qui troviamo appunto delle persone rifugiate con i nostri frati, e addirittura all'interno dei locali del nostro convento, e in questa cappellina in maniera specifica, addirittura c'è stato anche il momento per festeggiare il 25° di matrimonio di un soldato che si è arruolato con la moglie. Questi fanno parte della nostra parrocchia. E qui sotto invece vedete un altro frate che sta animando mentre la Croce Rossa sta distribuendo i prodotti alimentari. Siamo sempre in contatto con questi nostri confratelli della Polonia, che nei loro conventi, ormai da quando è iniziato il conflitto dell'Ucraina, hanno accolto tanti rifugiati, tanti profughi di guerra. E questi nostri confratelli ci hanno chiesto come aiuto
primario, soprattutto gli alimenti, quindi i prodotti secchi come il riso, la pasta, la farina, i biscotti. Hanno chiesto anche i prodotti alimentari in scatola, quindi a lunga conservazione, così anche pure il latte, UHT, e insomma tutti quei prodotti che sono di lunga durata e che quindi possono essere consumati da loro gradualmente, possono essere distribuiti a tutte le famiglie. Hanno chiesto anche indumenti invernali per le persone, ma soprattutto per i bambini, perché come sappiamo diciamo che le vittime principali di questi conflitti sono proprio i bambini. Ecco qua, bene, con questi ultimi due pacchi abbiamo riempito il nostro furgone e ci avviamo verso la sede della zona industriale di Foggia, dove abbiamo il capannone che ci è stato messo a disposizione dal nostro amico tipografo Pino Grilli. Ciao, anche stamattina ci vediamo. Grazie sempre per la tua amicizia, per la tua disponibilità. È un per piacere. Tutto quello che fai per noi frati. È un piacere starvi vicino e aiutarvi in questa opera di carità molto sentita. Ecco, adesso. Per cui possiamo andare anche stavolta, anche stamattina, a scaricare. Andiamo a scaricare la merce, la merce che è arrivata dall'Ucraina. Prego. Andiamo. Indumenti bambini. Carissimo Pino ha provveduto ad allestire queste pedane finendo il lavoro con la incellofanatura. Dei prodotti alimentari, del vestiario, sono tutte quelle cose che abbiamo raccolto durante questi giorni dalle persone che sono venute alla nostra sede della mensa dei poveri del convento, e questa è l'occasione per poter ringraziare tutte quelle persone che hanno collaborato in questa nostra iniziativa. Quindi molte aziende di Foggia e provincia hanno messo a disposizione i loro prodotti. Prodotti alimentari come l'olio, la pasta, le conserve dei pomodori, prodotti anche per l'igiene personale, e insomma tutte quelle persone che si sono unite a questa catena umana solidale per l'iniziativa che noi abbiamo intrapreso nei confronti della popolazione ucraina. Padre Roman, che ci ha aiutato a coordinare tutto il discorso dell'organizzazione con l'Ucraina, perché Padre Roman viene direttamente dalla provincia dei Frati di Cracovia e loro hanno una missione in Ucraina. Quindi so che hanno 7 conventi in Ucraina. E 2 conventi in Russia, anche vicino alla frontiera con l'Ucraina. Bene, e so anche che ci sono molti frati dell'Ucraina, nativi dell'Ucraina, in questa missione. Sono a metà, sono frati polacchi, e metà sono frati nativi dell'Ucraina. Tutti quanti sono una quarantina di frati, metà sono ucraini e metà sono i polacchi. Bene, attraverso Padre Roman abbiamo potuto coordinare il discorso logistico verso l'Ucraina, e quindi proprio stamattina è arrivato il TIR dalla Polonia, che ha il compito poi, diciamo abbastanza importante,
di ritornare non in Polonia, ma addirittura direttamente in Ucraina. E questo tir arriverà nella città di Stary Konstantinov, che mi diceva fra Roman è una città che si trova a 100 km da Leopoli. E quella città si sono nostri frati da 300 anni, perché là era prima tutta provincia, poi era chiuso convento, dopo degli anni 90, nel secolo scorso abbiamo ricevuto questo convento per restaurarlo, e là sono i frati che fanno apostolato, e là si trova la gente anche dall'est Ucraina, che poverini hanno perso le case, sotto le bombe è sparito tutto, e loro i frati polacchi, gli ucraini di Stary Konstantinov, anche Kiev, altri conventi hanno accolto questa gente, e in ogni convento sta 80 persone, stanno anche 100 persone, e sono sotto piano e i frati li aiutano, nutrono, eccetera, perché c'è la guerra, veramente cadono le bombe, è un disastro, per questo io ho occasione di ringraziare veramente di cuore i frati della provincia di Foggia, perché hanno aperto il cuore e hanno raccolto tutta quella roba per donare ai frati di Ucraina, perché possano anche distribuire alla gente povera che è in guerra. Ringrazio veramente tutto, perché questo è una testimonianza della nostra fede, anche della nostra fraternità, che i frati si sentono con noi uno, siamo un corpo fraterno, e veramente questa esperienza ci aiuta. Anche ai frati di Ucraina mi hanno chiamato dicendo che dia ai frati della provincia di Foggia che abbiamo bisogno anche questo contatto, che qualcuno ci pensa, non siamo rimasti da soli, ma voi siete con noi, per noi tanto ci dà la forza di portare questo momento difficile avanti. Bene. E poi mi piace sottolineare anche questo, avete notato come parla bene l'italiano fra Roman? Allora, fra Roman è il segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio in Polonia. E allora ecco, noi, carissimo Roman, facciamo tutto questo prima di tutto perché ce l'abbiamo nel DNA francescano, nel nostro carisma, l'andare verso gli altri, no? Ci chiamano frati del popolo, e quindi cerchiamo in tutti i modi, nonostante tutti i nostri limiti, di stare vicini alle persone, ai bisognosi, no? Sì. E poi facciamo questo anche in nome del nostro santo confratello Padre Pio. Esatto. Tu quante volte hai avuto modo di spiegare ai polacchi la vita, la testimonianza di Padre Pio? Sì. E quindi noi come frati, proprio confratelli di Padre Pio, abbiamo fatto tutto questo, tutto il possibile per poter venire incontro ai fratelli bisognosi dell'Ucraina, che sono convinto sentono anche questa figura di Padre Pio come un loro santo protettore, perché assieme al ministro provinciale, a Padre Maurizio Pracentino, proprio 3 anni fa siamo stati, e tu ricorderai bene, sì, perché c'eri anche tu, siamo stati nel convento di Kiev, sì, a portare un'insigne reliquia di Padre Pio, perché il convento è dedicato proprio a San Pio lì. E quindi abbiamo avuto anche modo di conoscerci 3 anni fa in Ucraina, e chi avrebbe mai immaginato che adesso ci trovavamo in questa situazione? Esatto, e io penso che loro sentono questa protezione di San Pio, specialmente ecco, dalla vostra provincia, perché ecco, è un grande aiuto, dobbiamo dire, perché là i negozi tanti sono chiusi, difficile comprare la roba, per questo siete una provvidenza di Dio per loro proprio. Błażej mi ha detto, fra Błażej, che è custode di questa comunità dei frati in Ucraina, mi ha detto di ringraziarvi veramente tanto.
e loro pregano per noi tutti affinché sia la pace, perché questo hanno bisogno di più, ma quella roba che avete raccolto vi servirà anche per tanti, tanti popoli, tanta gente che proprio sta nelle nostre case, nei nostri conventi in Ucraina. È veramente un'enorme grazie. Io volevo anche una volta ringraziare i frati italiani della provincia di Foggia e San Pio da Pietrelcina per questo grande regalo che hanno fatto ai nostri frati di Ucraina e anche gente di Ucraina, perché soprattutto quello materiale viene spedito per la gente che sta soffrendo la guerra. Ringrazio tanto, e questo nostro Krzysztof, italiano Cristoforo Autista, porterà questa roba con me. Andiamo in Polonia e dalla Polonia in Ucraina. Ringraziamo tanto, vi benedica e vi ringrazierà per tutto quello che avete fatto per noi. Grazie. Buon viaggio. Buon viaggio. Grazie. Grazie a noi. Buon viaggio.